Mara Fasone ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne per paura di venire smascherata? Dopo le segnalazioni di Gianni Esperti, la palermitana ha deciso di abbandonare il suo percorso sul trono, senza dare alcuna motivazione. La ragazza inoltre, non ha voluto nemmeno fare un video di spiegazioni per i corteggiatori presenti in puntata. Dopo l'uscita delle anticipazioni, sul web si è scatenato un vero caos, a testimonianza che pochissima gente teneva in particolar modo al percorso televisivo della giovane. Nel frattempo, Andrea Dal Corso, chiamato proprio dalla Fasone per corteggiarla, ha deciso di restare per cercare di conquistare Teresa Langella. Martina Sebastiani, quindi, ha voluto commentare la vicenda. Ragazze, ma cosa è successo a Mara? Ha abbandonato così? Successivamente, dopo le critiche ricevute, ha voluto precisare: tutti i giorni voi commentate noi senza conoscerci. Io non posso commentare una che a mio parere è stata poco piacevole fin dall'inizio. Se avessi interesse per qualcuno sicuramente non pubblicherei queste storie ironiche. Quindi anche basta con questi film mentali. Il passato passato e rimane tale. Siete pesanti. Il commento di Carina Cascella. La registrazione di ieri del Trono Classico di Uomini e Donne ha regalato al pubblico una vera e propria chicca. Mara Fasone ha lasciato il trono e non ha voluto nemmeno chiarire il perché, incontrando magari i suoi corteggiatori o affrontando la redazione. Per molti sembra che la causa non sia il fuori posto che la stessa Mara ha dichiarato di sentire, ma una serie di segnalazioni, compresa quella di Gianni Esperti, che riguardavano il famoso ex, quello per il quale Luigi Mastroianni non si è sentito di lasciare il trono e corteggiarla. Proprio Carina Cascella lo ha lasciato intendere nelle sue ultime storie, dove i fan le hanno chiesto di commentare il suo addio. Dopo una serie di emoticon, alla fine la napoletana ha commentato: Gianni Esperti doveva stare al FB. Ci sarebbero stati meno terroristi. Confermando che la paura di Mara era dovuta proprio alle segnalazioni arrivate su di lei. Come andrà a finire questa storia? Anche per lei, prima o poi, arriverà il momento verità? Il commento di Gianni Esperti. Durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, un colpo di scena ha lasciato tutti a bocca aperta. Mara Fasone ha deciso di abbandonare il suo attuale percorso da tronista perché, a sua detta, non si sentiva più a suo agio in quel contesto. L'annuncio è stato fatto da Maria De Filippi perché la palermitana non ha nemmeno voluto girare un video dove spiegava la situazione. Mara inoltre si è rifiutata anche di presenziare in puntata. Secondo l'attento popolo della rete, dietro la sua volontà di lasciare il trono, ci sarebbero state le segnalazioni in riferimento al suo ex fidanzato. Accorgendosi di poter incorrere ad un Sarafi Fela Gate parte seconda, la ragazza ha preferito lasciare, prima di venire scoperta. Sulla sincerità della tronista ad oggi, rimangono infatti numerose ombre. Gianni Esperti, dopo la registrazione, ha pubblicato uno scatto emblematico accompagnato dalla seguente didascalia: finalmente una gioia, oh Dios. Naturalmente, le parole dell'opinionista sono indubbiamente dedicate alla Fasone. L'addio dopo la segnalazione. Mara Fasone ha deciso di lasciare il Trono Classico di Uomini e Donne, l'annuncio, dato da Maria De Filippi durante la registrazione del 24 ottobre, non sorprende i telespettatori del programma. Sebbene l'ex tronista non abbia dato una spiegazione ufficiale, evitando di partecipare alla puntata o di rilasciare un video,
è impossibile non notare che esso è arrivato dopo la segnalazione di Gianni Sperti. Quest'ultimo, nella precedente registrazione, aveva scoperto che Mara aveva incontrato la sua famiglia nel residence romano in cui lei vive. I genitori però non erano soli in questa visita perché insieme a loro c'era anche l'ex fidanzato. Maria De Filippi aveva spiegato di essere già stata informata di questo incontro, così come del fatto che la famiglia di Mara la spingesse ad abbandonare il trono e a riprendere la frequentazione per il ragazzo. Ma, a quanto pare, l'ex tronista non se l'è sentita di andare avanti dopo che questa notizia è diventata di dominio pubblico e molti fan del programma hanno cominciato a vedere in lei la nuova Sara Affifela. Nessuna spiegazione. Mara Fasoni ha lasciato il trono di Uomini e Donne. Alla fine la bella tronista ha deciso di abbandonare il popolare dating show di Maria De Filippi. Ancora sconosciuti i motivi che hanno spinto la ex Miss Italia a lasciare la tanto desiderata poltrona rossa. A rivelare lo scoop è stato il sito newsaid.com, che ha anticipato come durante la nuova puntata di Uomini e Donne sia sparito il trono rosso di Mara Fasoni. Non solo, Rodolfo Salemi, uno dei suoi corteggiatori, una volta venuto a conoscenza della cosa ha immediatamente chiesto alla redazione i contatti di Mara, pronto a tutto pur di conoscerla anche se al di fuori del programma. L'abbandono di Mara Fasoni però, a dirla tutta, non sorprende più di tanto. Da diverse settimane la bella siciliana non era più la stessa. Ad infastidirla i continui battibecchi con la collega di trono Teresa Langella e i ripetuti attacchi da parte di Gianni Sperti. In realtà a scatenare una vera e propria bomba sul trono di Mara è stato proprio il ballerino professionista di Amici, che ha raccontato che i genitori della corteggiatrice sono ancora in rapporto con l'ex fidanzato, facendo crescere così il dubbio che la Fasoni potesse essere ancora legata al suo ex compagno. Accuse che hanno fatto immediatamente pensare ad un possibile Sara Affifela bis, l'ex tronista che ha preso in giro il pubblico, Maria De Filippi e l'intero programma per far soldi fingendo di essere single quando invece era felicemente fidanzata. Uno spettro che la bella Fasoni ha voluto abbattere uscendo dal programma di Canale 5. Mara Fasoni ha lasciato il trono. Sembrava quasi essere nell'aria e, alla fine, i sospetti di molti sono diventati realtà. Mara Fasoni ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. L'incredibile anticipazione arriva dalla registrazione che si è tenuta oggi e che è iniziata, come svela il vicolo del News, proprio dall'annuncio della sua ritirata. Stando a quanto si legge, la registrazione ha infatti avuto inizio con un simbolico gesto dell'eliminazione di uno dei troni, che da 4 sono rimasti in 3. Maria De Filippi tiene a chiarire sin da subito che Mara ha scelto di andare via da sola e senza lasciare alcun tipo di messaggio, né per il pubblico di Uomini e Donne, né tantomeno per i suoi corteggiatori. Un gesto che, in studio, lascia tutti basiti. La De Filippi ancora svela che le motivazioni sarebbero state un disagio della Fasoni al rimanere in studio. Tina e Gianni contro Mara, il paragone con Sara Affifela. Il disaccordo della famiglia in questo suo percorso le avrebbe causato grande disagio, tanto da portarla ad abbandonare il trono di Uomini e Donne. La conduttrice racconta di averle allora proposto di venire in puntata assieme ai suoi genitori, in modo da placare le acque e convincerli a cambiare idea, ma neppure questo è servito. Mara ha deciso di non presentarsi più in studio, né fisicamente né virtualmente, e senza alcun tipo di messaggio o scuse per tutti i presenti.
La cosa ha scatenato le forti critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno invece ben ricordato la segnalazione di pochi giorni fa, secondo la quale i genitori di Mara ancora frequentano il suo ex e, secondo loro, anche lei. Questo rimane, infatti, il sospetto di molti in studio, tanto che le critiche per Mara si sprecano e subito arriva il paragone velato con Sara Affifela. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.